Domani Montecitorio sarà illuminato di rosso per ricordare, no, le vittime dell'AIDS, che è una malattia che sembra dimenticata, ma in realtà è ancora molto attuale purtroppo. Oltre a questa iniziativa di sensibilizzazione c'è anche un lavoro parlamentare dietro, però. Assolutamente, un lavoro che affonda le sue radici nella scorsa legislatura, dove tutti i partiti trasversalmente hanno lavorato e soprattutto grazie alle audizioni e facendo prendere parola al mondo delle associazioni, della sanità, hanno arricchito questa proposta di legge che oggi arriva. Speriamo di dare un ulteriore contributo anche con l'approdo in aula e che arrivi velocemente alla discussione per l'approvazione. C'è bisogno di questa proposta di legge e oggi ricordiamo sì che è importante lottare ancora contro l'AIDS e che ci sono ancora molti interventi da fare, tra cui l'educazione nelle scuole, tra cui campagne di informazione e rendere centrali, insomma, tutti quegli interventi che anche il mondo del terzo settore porta avanti, ovviamente al mondo della sanità. Esatto, avete parlato molto anche di questo rapporto con il terzo settore, un mondo essenziale anche per far capire, no, che l'emergenza non è ancora terminato del tutto. Assolutamente, con gli interventi di oggi, tra l'altro, che sono stati preziosissimi, il terzo settore ci ha spiegato bene qual è il suo ruolo, quanto è importante anche creare quei rapporti informali per poter poi diffondere l'utilizzo per esempio di test, quanto è importante centralizzare l'attenzione su strategie ancora poco conosciute come quella di U=U, quanto è importante ancora focalizzarsi sulle diseguaglianze di accesso alle cure che esistono nel nostro paese, che comunque resta un paese che tanto ha fatto nella lotta contro l'AIDS e tanto continua ancora a fare. C'è bisogno però anche di adottare uno sguardo globale per combattere quelle che sono le diseguaglianze a livello globale.